si prepara. Ma non è alto. Buonasera, ok, si è alzato decisamente, grazie. Spostati sempre un po' più qua. Sì, signore e signori, se vogliamo iniziare a prendere posto, così possiamo cominciare e non vi facciamo attendere oltre, grazie. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, benvenuto al terzo appuntamento della rassegna Amabili Confini. Eccoci. Ok, di nuovo buonasera, buonasera a tutte e a tutti, bentrovati. Benvenuti al terzo appuntamento della settima edizione di Amabili Confini. Il progetto di rigenerazione sociale delle periferie attraverso la narrazione ideato da Francesco Mongello e realizzato dall'Associazione Amabili Confini. Quest'anno, finalmente, dopo 2 anni di stop in cui la rassegna si è tenuta da remoto, torniamo in presenza. Oggi per la macro area C siamo in questa bella piazza e l'incontro di oggi in particolare è dedicato alla sezione di Amabili Confini dedicata alle poesie, Amabili Versi. Per le poesie pervenute dalla macro area C e da tutta Italia sul tema dell'edizione di quest'anno che è il respiro. Per l'appuntamento di oggi abbiamo il piacere di avere con noi Domitilla Pirro. Benvenuta, giornalista pubblicista, iscritta all'Ordine di Roma e direttrice creativa di Fronte del Borgo alla Scuola Holden di Torino, dove conduce un osservatorio sulla gender equality gratuito per under 18. Con Sodè ha vinto la 5ª edizione del concorso 8x8 organizzato da Oblique Studio. Suoi racconti sono stati pubblicati su La Repubblica, Linus, Playboy, Minima et Moralia, raccolta Women Writers Italian Literature in Translation curata da Lynch di Londra, sull'Inquieto. Insieme a Francesco Gallo e Anima di Merende Selvagge, progetto didattico narrativo per umani di varie dimensioni. Con Giulia Moscatelli fa da Generate, il lato impresentabile del genere. Il suo primo romanzo, Chilografia, edizioni FQ, è stato finalista al premio Libro dell'anno 2019 di Fahrenheit Radio 3. Il secondo romanzo, Nati Nuovi, del quale parleremo questa sera, è stato pubblicato nel 2021, sempre per i tipi di FQ. Benvenuta Domitilla. Prima di passare al dialogo con Domitilla Pirro, vorrei parlare insieme a voi delle poesie che sono pervenute per la macro area C e da tutta Italia sul tema respiro. Ci sono pervenuti 41 testi. Respiro di Chiara Rondinone. Respiro di Lucia Piavita Surano. Respiro di Maria Venezia. Il respiro di Lara Paolicelli. Sono uno specchio di Marika Madio. Respiro di Elisa Motta. D'estate di Cosimo Damiano Gaudiano. Respirando e non di Silvia Acquasanta. A te, per noi, con me, di Gabriella Schiuma, Il respiro, di Rossana Braia, Quel filo di voce, di Simona Angelino, Il respiro e vita, di Ludovica Tralli, Respiri, sospiri e ferite, di Marianza Dottorini, 127.266, di Martina Facendola, Il respiro delle emozioni, Anna Cristina Ventura, Respiro di Carmenio Santeramo, Respiro di Alessandra Passarelli,
Pensiero di Noemi La Salvia, Respiro di Lucrezia Conte, Mille Respiri di Melissa Di Lecce, Respiro di Alessa Montagna, Lei di Anna Maria Angelino, Respirare di Clelia Montemurro, Respiro di Elena De Bernardo, Apnea di Elide Sabino, Respiro di Sara Nicoletti, Respiro di Domenico Rogges, Prima dell'onda di Sofia Pennuzzi, Respiri di Giulia Pentasuglia, Afonia di Annalisa De Lucia, L'ultimo respiro, La morte ha vinto, di Bruna Moles, L'ultimo respiro, di Michela Bianco, I miei passi di notte, di Francesco Sant'Arcangelo, Tu che mi rendi viva, di Giustin Filomeno, Il respiro, di Mara Martino, Un attimo, di Marianna Simunno, La prima e l'ultima, di Sergio Ragone, Respira, di Agnese Loizzo, Preghiera del respiro, di Costantina Inglese, Assenza vitale, di Martina Pietricola, e Notte d'affanno, di Nicole Carioscia. Grazie. Ora andrò ad annunciare gli autori e le autrici dei 4 testi che sono stati selezionati per l'incontro di oggi. Afonia, di Annalisa De Lucia, I miei passi di notte, di Francesco Sant'Arcangelo, La prima e l'ultima, di Sergio Ragone, e Preghiera del respiro, di Costantina Inglese. Dunque, questa sera abbiamo con noi Francesco Sant'Arcangelo, autore di I miei passi di notte, che invito qui con noi per parlare insieme a Domitilla. Grazie, ciao Francesco. E Sergio Ragone con la sua La prima e l'ultima. Ciao Sergio, grazie. Annalisa De Lucia e Costantina Inglese, purtroppo, oltre a essere fuori sede, non sono con noi per motivi di lavoro. Tuttavia invito Cristina Morelli per Costantina Inglese per un saluto da parte di Costantina. Grazie. Eccoci qui. Allora Cristina, se vuoi leggo subito il testo di Costantina, così ti lascio la parola. Preghiera del respiro, di Costantina Inglese. A te, che sei la voce della mia anima, chiedo di non tradirmi mentre le emozioni esplodono, fino a diventare mille palloncini colorati rubati all'arcobaleno. A te, che sei il ritmo dei miei passi, dei miei sorrisi smarriti, dietro corse affannose, ricordo di non abbandonarmi proprio ora che devo rinascere. A te che mi hai visto crescere, insegnami a respirare, perché ho dimenticato come si fa. A te che mi regali i battiti più sereni e audaci del mio cuore, dedico la speranza di risveglio. A te che alimenti la mia vita in ogni istante, senza chiedere niente in cambio, chiedo perdono per non avere rispettato il tempo della tua essenza. Vi ringrazio chiaramente a nome di Costanza, ci chiamiamo così. Sì, lei è molto dispiaciuta, ci segue comunque via Facebook, per cui le arrivano i saluti e i vostri applausi. Grazie. Grazie, grazie a te. Passo ora alla lettura dell'altro testo, la cui autrice, come dicevo, purtroppo per motivi di lavoro non può essere più con noi, che è Annalisa De Lucia. Lei è toscana di Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo, e la poesia si intitola Afonia. Un bacio sulla gola, carezza notturna che accende il fiato. Il faro oscuro riprende il segnale sul mare in tempesta. Gesti ampi di pesci assorti nella luce scodinzolano appagati di speranza. Non vale forse il respiro anche nell'acqua profonda? Respiro di donna, di fragile andare di speranze e paure, morde a tratti il tragitto segnato.
Lingue di fuoco ammaestrano la calma. Il giocoliere solitario ha smesso di sorridere. Cade nell'inciampo per riuscire a vedere. Si assopisce il criceto dai tempi vorticosi. Cerca bellezza nell'andare lento. Si uccide con le parole la fragilità. Si accoglie senza preghiere, nessun gesto richiesto se non carezze. Ora passiamo ai testi dei due autori presenti. Francesco Sant'Arcangelo di Montescaglioso, che ha scritto la poesia I miei passi di notte. Ho sentito la sua mancanza ad ogni salita, mentre il cuore mi tremava in petto e il ritmo era insicuro. Sullo sfondo, immagini poco nitide e terreni aridi a cui affidare il passo. Mi accorsi del vento mutare in tempesta e una folla di sottili lamenti assalire la mia coscienza. Sangue vivo, puro, scorre, scuote, mi agita, rianima come un tuono, un balzo nel presente, o il sussulto del cuore di un bambino che fugge da un incubo. Un profondo respiro dopo un'infinita apnea. E ora passiamo al testo di Sergio Ragone, che ci ha raggiunti da Potenza, la prima e ultima. Respira. È la prima cosa che impari a fare e l'ultima cosa che farai. Perdi il controllo, apriti al cielo, non nascondere più le tue paure più oscure e dai luce piena alle tue insicurezze fino a farle sparire. Respira. È la prima cosa che impari a fare e l'ultima cosa che farai. Salta quel fosso, non avere paura dell'equilibrio. Non temere la caduta. Dai un'opportunità al fallimento e trasforma la sconfitta in alba, così come fa la notte più scura, che dà forza al sole per risorgere ogni giorno. Respira. È la prima cosa che impari a fare e l'ultima cosa che farai. Costruisci la tua casa, suda su ogni mattone, impasta bene la calce con il tuo amore. Magnifica il pilastro ed il tetto, ma tieni aperta ogni finestra e fai entrare aria nuova e la luce più lunga. Dai da bere alle tue ambizioni assetate, ma non confonderle mai con i desideri. Fallo ogni giorno, fino all'ultimo giorno. Respira. È la prima cosa che impari a fare e l'ultima cosa che farai. Bene, a questo punto passo la parola alla scrittrice Domitilla Pirro e agli autori Francesco e Sergio. Grazie. Prova. Allora, io intanto ringrazio infinitamente, come ovvio, l'organizzazione di Amabili Confini per aver organizzato qualcosa che si presenta come un unicum davvero nel panorama delle iniziative culturali in Italia. Nel senso che è rarissimo vedere una realtà culturale, un festival come questo, che alterni ai momenti di vetrina di un po' di persone egomaniache che lo sono perché hanno pubblicato qualcosa ricoperto di cartone, invece uno spazio di dialogo con il territorio come quello che sta avvenendo in questo momento. Il primo giugno del 1970 abbiamo perso Ungaretti, che abbiamo sempre associato solo e soltanto, per certi versi, perlomeno all'interno di un po' di, come dire, di anni di ricordi scolastici, a quello che ha rappresentato per lui l'esperienza bellica e il farlo colare all'interno, no, del racconto poetico. E invece è stato in grado di raccontarci anche con componimenti come Dove la luce un afflato d'amore e di speranza che, come dire, con l'incubo bellico aveva molto poco a che spartire. E parto da questo per domandare agli autori che ho accanto che tipo di
di scelte siete stati portati a compiere e come mai siete andati in quella direzione. Parto per anzianità e poi passiamo al nato nuovo qui accanto. Parto a chiederti quanto è stato difficile e da che cosa è nata la scelta l'utilizzo di questa seconda persona singolare. Si dice, no, che sia una delle cose più difficili da fare, scrivere con il tu. Polostare, pochi altri ci sono riusciti, però per certi versi con il componimento poetico suona più davvero una serie di consigli che un imperativo categorico. Raccontaci un po'. Sì, intanto c'è una cosa che devo fare, mi tocca fare perché c'è qualche cosa che è più potente e anche più alto della poesia che il grazie. Io devo dire grazie ad Amabili Confini non per aver, diciamo, scelto la mia poesia, ma per esistere. Amabili Confini è un elemento di bellezza che si inserisce in un quadro straordinario che è quello di Matera, e lo dice chi, diciamo, vive in una città che soffre spesso l'assenza di bellezza. Ma Amabili Confini ha il merito straordinario di aver creato e ricreato una comunità. Noi non ci conosciamo, io non conosco pochi di voi, eppure questa sera siamo una comunità. E tutto ciò è possibile grazie alla poesia, in questo caso, alla scrittura, alla tua scrittura, ai libri. Allora, da dove è iniziato il percorso, la riflessione, se vuoi, rispetto al componimento di queste parole? Nasce innanzitutto dalla necessità di ricostruire la bellezza intorno a me stesso. E quando parlo, quando do del tu, io mi riferisco innanzitutto alla mia parte più infima, alla mia parte più debole, alla mia parte più umana e quindi per questo vera, che ha bisogno appunto di fare cose semplici, come appunto respirare. E la cosa più complessa, però, poi è... Allora, ciò che sembra straordinario, per provare a rendere facile come un respiro, che è la cosa che determina la nostra esistenza, ed è la cifra della nostra esistenza, perché noi veniamo da due anni tremendi in cui la parola respiro spesso era abbinata ad una parola tremenda, eppure viva come la morte. Perché l'assenza di respiro dettata dal Covid, chi lo ha avuto, chi lo ha sofferto, sa bene di cosa sto parlando, è stata la negazione della vita e l'assenza della bellezza. Eppure era vitale quella cosa, eppure era un passo dalla morte che determina la nostra vita. Allora, il tema scelto da Amabili Confini, dal mio punto di vista, non dovrebbe essere mai abbandonato da questa rassegna, perché il respiro innanzitutto è un battito, è un passo, è un'esigenza, così come diventa un'esigenza la scrittura, la poesia, la bellezza e lo stare insieme. E si può stare insieme tra diversi solo grazie appunto alle parole. Noi ci siamo abituati ad un utilizzo forse tossico delle parole. Le parole possono uccidere, possono far male, lo vediamo tutti i giorni in televisione, sui social network, nelle parole della politica, nelle parole di chi le usa come pietre contro l'altro. Ma le parole possono curare, le parole sono terapeutiche. La parola non è solamente, la scrittura non è solamente, diciamo, terapeutica, come diceva Virginia Woolf, ma la parola può costruire, può ricostruire comunità. La parola è l'elemento che rammenta la nostra civiltà, che rammenta la nostra società. E la parola con il respiro, la parola come il respiro, diventano gli elementi fondanti sui quali noi andiamo a edificare la nostra esistenza. Io non penso di aver risposto alla tua domanda, semplicemente perché non so cosa rispondere, per due buone ragioni. La prima, perché la poesia come le battute non si spiega. Dopo ti consiglio di dire questa cosa, che i libri non si raccontano, non si leggono.
quota di luoghi comuni sulla letteratura latinoamericana. Seconda cosa, perché io penso che provare a spiegare ciò che uno ha vissuto, un momento di tormento, che ha prodotto un testo, credo che sia anche un po' limitante e che, per, e che come dire, non permette alle altre persone anche di sentirle proprie. Allora io lo voglio far vivere in libertà, lo voglio far respirare. Dopodiché io non credo che sia un luogo comune invitare le persone a leggere i libri. Credo che sia il senso per cui tu hai scelto di scrivere, per condividere una storia, per arricchire le persone di un'esperienza, di un punto di vista, per far vivere, per far respirare questa storia. Allora, io concludo ripetendo una parola potentissima dal mio punto di vista, che è il grazie. Grazie a voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi, grazie non solo a chi mi ha invitato, a chi mi ha dato l'opportunità oggi di stare con voi. Non era scontato. Quando sono stato telefonato, mi è stato detto la tua poesia è stata selezionata, io innanzitutto mi sono detto, ma quale poesia? Perché l'avevo fatto senza, diciamo, nessuna ambizione. Eppure questa cosa è successa. Questo piccolo regalo che oggi voi, che oggi Amabili Confini mi fa, è straordinariamente, diciamo, unico nella mia vita, perché non sono avvezzo a queste, questi momenti di egolatria, come tu li hai definiti, insomma, lo puoi dire bene, insomma. Ma perché, come dire, mi ha permesso di condividere anche questa timidezza, anche questa difficoltà nel saper raccontare ciò che ho sentito. Quello che ho sentito e che ho scritto è lì scolpito in quelle parole, che io dono a chi vorrà, leggere, a chi vorrà ascoltarle e chi vorrà usarle, perché no. E allora grazie a te. Grazie Sergio, grazie infinite. Invece Francesco, dato nuovo è il caso di dirlo, raccontaci. Prova. Certo, allora ho poco da aggiungere rispetto a ciò che ha detto Samuele, credo. Sergio, scusa. Vorrei solo dire che la mia poesia è nata da un'esigenza di far immedesimare gli altri lettori in quello che descrivo. Diciamo che nella mia poesia ho descritto un'immagine, un evento che ho vissuto, che ha scatenato tutto ciò che poi è nato da questa poesia. Quindi chiaramente è un momento di smarrimento che credo che tutti quanti noi possano una volta nella propria vita sperimentare. E un incoraggiamento a tutti coloro che hanno mai vissuto questo momento di smarrimento, di ricordarsi di essere vivi, quindi di riuscire a respirare, perché il respiro è vita, ed è questo il messaggio che volevo mandare. Quindi ricordarsi di essere al mondo, di essere fortunati di ciò, di riuscire a respirare. Mi permetto di chiederti ancora un'ultima cosa, Francesco. Vista appunto la giovine età, era la prima volta che ti cimentavi in un concorso letterario di qualsiasi genere? Scrivi di solito? Sì, sì. Non scrivo di solito poesie. È la prima volta che mi cimento appunto nella scrittura di una poesia, però diciamo questa passione della scrittura l'ho capita dai compiti in classe, scrivendo su vari temi. Ho capito di avere una grande capacità, nello scrivere. Quindi ho detto perché no, proviamoci, se va male va male. Bravo, bravissimo. Grazie a Francesco, grazie a Sergio, grazie naturalmente a Domitilla. A questo punto vorrei invitare qui Maria D'Agostino, la presidentessa dell'associazione Matera Poesia 1995. Ciao Maria, grazie. Buonasera.
Da anni ormai con l'associazione Amabili Confini, l'associazione che rappresento collabora in varie iniziative, ma la principale è proprio quella che riguarda questo evento, in particolare la selezione delle poesie che vengono presentate per questo evento. Quindi a cura di Amabili Confini e di Matera Poesia 1995 c'è stata questa selezione che avete appena ascoltato, e complimenti a tutti perché in effetti insomma, credo che siano state scelte quattro poesie molto significative, soprattutto non per togliere nulla a nessuno, però vorrei fare i complimenti ai più giovani perché insomma, ecco, anche scoprire di essere portati per la scrittura, per la poesia, è una cosa molto bella, credo. Poi nel tempo si vedrà se andrai avanti, giusto? Io ti auguro di andare avanti, ovviamente. La nostra collaborazione non è soltanto quella di selezionare le poesie per questo concorso, perché di queste poesie, adesso tra poco vi annuncerò il nome di una in particolare, ne selezioniamo una appunto per ricevere una menzione speciale durante la cerimonia di premiazione del concorso che l'associazione Matera Poesia 1995 dal 2013 tiene con un notevole interesse e partecipazione da tutta Italia fin dal primo anno. Il concorso si intitola Una cartolina da Matera, ma non è riferita esclusivamente alla nostra città. È formato da diverse sezioni. Quest'anno abbiamo inserito una sezione narrativa per la prima volta, ma ci sono altre due sezioni di poesia. Una a tema Matera, ovviamente per valorizzare il nostro territorio, e l'altra a tema libero. E poi ci sono altre due sezioni, lo dico solo per completezza, anzi invito, visto che fra di voi ho capito che c'è più di una persona interessata a scrivere e a mettersi alla prova, invito a partecipare. C'è una scadenza del 20 luglio per i racconti e del 31 luglio per le poesie e per la parte artistica. La parte artistica è composta da fotografia e poesia sensoriale, dove per poesia sensoriale intendiamo una poesia che possa essere percepita attraverso l'uso di almeno due sensi, perché già di per sé la poesia è sensoriale, ovviamente. Però noi abbiamo voluto lanciare questa sfida, per cui ci aspettiamo delle opere anche interattive, eventualmente, in cui più sensi ci aiutino, ecco, a percepire una poesia. Quindi può essere fatta anche, realizzata anche da un poeta e un artista in abbinata, e così via. Quindi vi invito, se volete, a cercare, basta digitarlo su Google, una cartolina da Matera, e se volete provate a partecipare. Questo concorso vedrà la premiazione quest'anno nel mese di ottobre. Adesso ancora dobbiamo definire la data e il luogo, ma spero che, come è successo già negli anni scorsi, ad eccezione del 2020 e 2021, che sappiamo tutti insomma le difficoltà incontrate, per cui abbiamo realizzato una premiazione online, ma quest'anno speriamo di tornare in presenza. Abbiamo avuto presenze eccezionali ogni volta e speriamo di poterlo rifare quest'anno. Un altro motivo per venire alla nostra cerimonia di premiazione è che la poesia che andrò adesso ad annunciare avrà una menzione speciale all'interno del nostro concorso. Quindi tra le quattro che abbiamo selezionato avrà una menzione speciale Afonia di Annalisa De Lucia. Mi spiace che non sia qui l'autrice, glielo faremo sapere, vero Francesco? Bene, io penso di aver insomma detto tutto quello che potevo al riguardo. Buona serata, e sono molto incuriosita da questo libro perché ho cercato di
informarmi e leggere una piccola anteprima. Buonasera. Grazie a Maria D'Agostino. A questo punto vi saluto Sergio, saluto Francesco, grazie di averci emozionati. Grazie. E invito Maria Papapietro e Francesco Moro che parleranno assieme a Domitilla Pirro del libro Nati Nuovi, edizioni FQ. Grazie. Buonasera. Buonasera a tutti. Sono in molti a poter raccontare cosa è successo la sera del 3 ottobre al pronto soccorso del Chianalini. Questo perché non ne sono rimasti molti in giro e quelli che sono rimasti non hanno voglia di parlarne. Coloro che all'epoca erano lì, aspettiamo un attimo. Ce le abbiamo tutte. Il bello della diretta anche oggi. Bene, l'altra è già aperta, quindi direi che possiamo. Non sono in molti a poter raccontare cosa è successo la sera del 3 ottobre al pronto soccorso del Chianalini. Questo perché non ne sono rimasti molti in giro e quelli che sono rimasti non hanno voglia di parlarne. Coloro che all'epoca erano lì perché responsabili di un minore, perché accompagnatori, se sono ancora vivi, si nascondono in case sfitte o edifici industriali dismessi. Escono solo di notte, perché sanno che i nati nuovi hanno paura del buio e cercano di fare in fretta ogni volta che mettono piede nel fuori. Quanto a quelli che invece, quella sera, si trovavano lì in quanto pazienti, ecco, tra loro c'è chi ha segnato nella propria memoria la data del 3 ottobre come la data dell'evento. Altre persone, pure loro rimaste, pure loro avanzi del prima, pensano che l'evento sia stato qualcosa di diverso. Magari perché lo associano al pomeriggio in cui un gruppo di coetanei ha spaccato le vetrine dell'edicola della madre e le ha sfondato lo sterno a calci per prendere il maggior numero possibile di pacchetti di gelosissimi. Adesso brillano al buio, dice la confezione. Magari perché per loro è successo di giorno, quando erano in classe, e l'insegnante è finito giù in cortile passando per la finestra. O magari è capitato a catechismo, mentre suor Margherita riportava sul tabellone segnapunti le presenze, le assenze e i demeriti di tutti gli iscritti. E Mirko Porta, 9 anni, perdeva la pazienza ribaltando la suora e il tabellone. Per Vera Giordano, invece, l'evento è questo. Per Vera, l'evento sarà sempre quello del 3 ottobre, quando Tommaso Dalmasso ha abbattuto il personale di servizio del pronto soccorso del Chianalini, ha innescato gli altri nati nuovi e guidato quella che per lei è stata la prima rivolta. Ok, buonasera a tutti e soprattutto grazie Domitilla di essere qui. Quello che abbiamo appena letto è un brano tratto direttamente dal libro, quello che un po' vi fa capire di che tipo di storia stiamo parlando, per darvi anche un'idea, senza spoiler, di quello insomma di cui parleremo. E la prima cosa che ti volevo chiedere, in questo mi scuserete, è quasi una domanda personale, nel senso che è proprio una mia curiosità, una delle prime cose che ho pensato quando l'ho terminato.
è che c'è un film degli ultimi anni, Favolacce, dei fratelli di Innocenzo, che mi pare comunicare molto col tuo romanzo, perché anche lì, come nel tuo, ci sono dei protagonisti bambini, che sono bambini quasi mitologici, in un certo senso ultraumani, per le loro caratteristiche, che poi sono umanissime, però trovano, sia nel film che nel tuo libro, lo spazio per emergere. Però se in quel film i protagonisti erano quasi alla fine di un mondo che ancora li fagocita, per cui loro non possono che arrendervisi nella maniera più terribile e irrimediabile, perché appunto non possono rompere quella catena di eterno ritorno che li porta a diventare i grossi, che nel libro di Domitilla sono gli adulti, invece il tuo romanzo è quasi un nuovo inizio di questa storia, insomma, di Favolacce, perché questa apocalisse, questa nuova era che i nati nuovi inaugurano, genera proprio una rinascita, cioè andarsi a prendere quello spazio che viene negato, letteralmente avere voce, letteralmente avere, essere visti al posto di morire. Mi ha quasi fatto pensare ai miti cosmogonici, perché se pensate anche nella nostra mitologia, un figlio per affermare una nuova era di un mondo doveva uccidere il padre, e così faceva Crono con Urano, così ha fatto Zeus con Crono. Se fossimo nella letteratura greca, Favolacce forse sarebbe una tragedia, il tuo libro sarebbe un mito cosmogonico. È così, io ci ho pensato. E quello che ti volevo chiedere, che è la cosa che mi ha molto incuriosito, è che valore tu dai, cioè come ci spieghi questa crudeltà innocente, quasi aurorale, creaturale di questi ragazzini che fanno quello che avete appena letto e cioè che avete appena ascoltato e continuano così, e se in questo imbroglio c'è forse un o forse la civiltà, forse, quindi grazie. Grazie a te, grazie a te. Adoro le domande che in realtà sono complimenti articolatissimi. È una bellissima, bellissima domanda, grazie, grazie infinite da parte di una uber lettrice, oltre che autrice, collega autrice. Sono molto felice dell'accostamento che fai con Favolacce, nel senso che quando poi l'ho visto ho sentito risuonare un po' la stessa banda che parte dal Signore delle Mosche e inciampa su Peter Pan, come è ovvio, lo dicevamo questa mattina con le meravigliose tue colleghe, insomma Junior del Duni. Credo di aver semplicemente cercato di omaggiare nella maniera più istintiva possibile il lavoro che è un po' di tempo che svolgo proprio con chi ha meno di 18 anni e con chi ho il privilegio di contribuire a formare raccontando storie assieme. Prima nell'avvio veniva menzionato il lavoro in fronte del borgo alla scuola Holden, e sostanzialmente si tratta, lo dico in una frase veloce proprio per come dire, cercare di giustificare la mia felice ossessione per i nati nuovi e le nate nuove, si tratta proprio di cercare di avvicinare agli strumenti della narrazione il maggior numero di persone possibile sotto i 18 anni e di farlo gratuitamente, quindi diciamo che ogni anno formiamo circa tra i 1800 e i 2000 under 18, cercando proprio di dare loro degli strumenti che, no, per questo prima vedere un ragazzo come Francesco cimentarsi in un concorso del genere mi dà proprio sempre grandissima felicità e speranza, in realtà perché egoisticamente penso che le creature un po' strambe come noi, che sono rimaste impigliate nelle storie da piccoli, avrebbero, come dire, risparmiato molto tempo, ecco, se si fosse potuta fare una cosa del genere. Perché tutta questa violenza, però, dici? E quindi perché quello che vuole essere un omaggio a quella fascia d'età ha quest'aria un po' zannuta? Ce l'ha perché abbiamo le zanne già alla nascita per certi versi, anche se ci fingiamo stentati. Il modo in cui io la vivo, anche con l'attività per i più piccolini, con Merende Selvagge e così via, è proprio quella di avere un osservatorio privilegiato su un'età magica e amplissima che comprende tante altre età, all'interno della quale però vedo sì quella fame e quella ferocia che tu dici, che è la stessa identica che mantenevo da adulti, solo che da adulti mi sembra, come dire, più impunita e sfacciata e allo stesso tempo mascherata sotto un sacco di ipocrisia.
perdiamo un sacco di occasioni e di tacere a volte anche e di cercare il nostro posto nel mondo acciaccando e calpestando meno persone possibile. Ho l'impressione invece che a un'età più giovane si stenti a incanalare tutta questa energia feroce in una maniera tale che poi possa tornarci utile, e in questo senso mi viene da dire che forse l'auspicio è quello che una certa freschezza, una certa appunto forza trovino il modo di farsi sentire quando noi magari abbiamo iniziato a spenderci un po' già tutte le cartucce. Ecco, dovremmo, è un invito non tanto velato a farsi da parte. Scherzavamo prima, no? Sul fatto che appena giri la decina del tempo è suonata e si è fatta una certa, come si dice a Nizza. E quindi ecco, tutto qua. Grazie, grazie. Quindi è una forma di denuncia questa, che proprio l'altro giorno ho visto un video che gira di Umberto Galimberti, qui afferma che i grandi della storia hanno realizzato i loro capolavori scientifici, letterari, artistici intorno ai 20 anni, mentre adesso diciamo che per affermarci, diciamo, noi ragazzi in Italia abbiamo, dicono sempre, da lavorare in cosa, dopo che magari uno si prende una o due lauree, non è ben chiaro, però può essere anche una forma di denuncia. A parte questo, io nasco come lettore di storie fantastiche, e una storia del genere mi incuriosisce per l'idea, perché come può nascere un romanzo così articolato, così nuovo, dal nulla? Qual è stato l'innesco? Grazie infinite, Francesco. L'innesco è stata un'immagine, come spesso accade, quando mi annoio particolarmente, come dire, ho un problema di immaginazione, come a volte accade, alle persone un po' più piccine probabilmente, nel senso che scherzavo sempre stamattina con le ragazze del Doni in merito al fatto che l'idea per il terzo romanzo mi è venuta annoiandomi mortalmente alla comunione delle mie cuginette e immaginando altra destinazione d'uso al soffitto della chiesa. Ma senza spoiler, in questo caso l'innesco è stato immaginare questi 5 o 6 ragazzini disposti in cerchio nel parcheggio di un Carrefour male illuminato, perché anche lì si era fatta una certa ora, che prendevano a sassate, piagnucolando e non volendolo fare, ma dovendolo fare, sentendosi costretti a farlo, una persona molto più grande, un adulto caduto in terra fra loro, per sostanzialmente sottrargli, per fregargli la giacca, perché iniziava a fare molto molto freddo e quindi non volevano fare quest'atto orribile, si sentivano costretti a farlo e nella mia percezione avevano ragione loro, che è, mi rendo conto, un paradosso, no? Perché una giustificazione a un atto di violenza, quale che sia, è molto molto complessa da trovare e da provare. Mi capita spesso di partire, quando racconto balle strutturate, da un'immagine che in qualche maniera viene un po' a citofonarmi, che è una frase fatta e ricorrente, e mi rendo conto anche fastidiosa. Non so da dove vengono le idee, le muse che le chiama. No, non lo so davvero. Nel senso che, appunto, si partiva da questa immagine qui, e però, come sempre mi capita quando lavoro delle storie un pochino più lunghe, come in questo caso, per me è tutta un'attività di indagine, cioè cercare di capire, ok, ma come si è arrivati a quel punto lì? Perché questi 6 mostrini dovrebbero avere ragione. Perfetto, grazie. Ecco, la seconda cosa che ho pensato dopo quella che ti ho detto prima era sul tuo linguaggio, perché io sono stata veramente catturata dal tuo linguaggio, dal tuo stile. Vi invito a leggere questo libro, oltre che per la storia, soprattutto per il linguaggio con cui scritto, e oggi tu ne hai parlato anche con le ragazze, che anche loro, insomma, sono state molto attente a tutto ciò, e mi è piaciuto il tuo linguaggio perché è un linguaggio immaginifico, cioè mitopoietico, cioè la storia non solo è una storia che è stata pensata da qualcuno che l'ha scritta, ma è come se il linguaggio la autogenerasse ogni volta, la crea, cioè come la parola biblica, è una legge biblica, la parola crea, la parola fa azione. Infatti ricordo un momento del libro in cui Rica ci dice che è Vera che li ha denominati nati nuovi, anche qui Vera, non
Amen Omen, perché dice cose vere o forse dicendole le fa verare. Quindi mi ha veramente colpito questo ruolo quasi veramente da mito delle origini. Io sono ossessionata dai miti, lo so, si sta vedendo. Abbiamo capito in cosa si è laureata. Da che scuola viene? Che persona banale. Ma a parte questo, volevo proprio insomma chiederti più insomma quello che tu ci vuoi dire sul tuo linguaggio, di cosa si è nutrito più che altro questo linguaggio bellissimo. Grazie a te. Di nuovo complimentoni su complimenti. Mettiamola così. Mi muovo tra, scherzo un po' sempre su questa cosa, Gianni Rodari, come dire, parlo naturalmente di modelli e di ossessioni. Da un lato mi rendo conto di avere la filastrocca, il refuso di Gianni Rodari, il refuso è quella cosa che tu cerchi, che tu trovi nel giornale, eccetera, eccetera, che spiega appunto l'errore creativo. Per cui se io dico posta al sugo, improvvisamente si apre uno scenario narrativo piuttosto divertente, oppure se a Busto Arsizio è caduta ieri la prima nave e ti immagini che precipiti appunto una nave dal cielo, la prima di molte peraltro e non neve, eccetera, eccetera, e invece no, l'incipit di Lolita di Nabokov, per cui tu hai già soltanto sulla sillabazione un gioco per cui abbiamo l'itta e viene spacchettata una parola e tu sai che già sarà una storia terribile che ti dilanierà come dilania gli animi prima che i corpi. Qual è il punto? L'ossessione che ho per i giochi di parole, questo sì, la lingua, la forma, mi viene da dire che probabilmente se avessi avuto uno smartphone a disposizione avrei avuto anche una vita sociale diversa. Da ragazzina non sarei finita sepolta dentro a queste cose di carta, la storia non si fa con sé, però avevo molto tempo a disposizione per leggere e farmi ossessionare tantissimo dai segnetti sulla carta e quindi trovavo, da ragazzina estremamente solitaria, schiva e introversa, un modo per come dire, costruirmi in realtà altre. Poi sono arrivati i videogiochi e niente, sono diventata analfabeta di ritorno, no scherzo, però il punto è che mi stimola tantissimo ragionare su una cosa. È già stato raccontato e scritto tutto. Non è che siamo soltanto gnomi sulle spalle dei giganti, siamo moscerini, nel senso che se contempliamo tutto quello che è mai stato raccontato fino adesso, tocchiamo, no, ben altre vette letterarie. Allora però che cosa c'è che possiamo aggiungere di nostro? Qual è il nostro pezzettino? Quali sono i nostri due spicci possibili se, e come so che accade anche fra chi è seduto tra il pubblico, sogniamo di raccontare storie o di lavorare con le parole? Forse è il modo con cui le possiamo raccontare. È vero che è già stata raccontata qualsiasi cosa, magari nessuno l'ha mai raccontata proprio come farebbe ciascuno di noi. Ognuno di noi ha il suo linguaggio, ha il precipitato di un sacco di cose diverse che ci sono capitate, che abbiamo visto, che abbiamo giocato, che abbiamo letto, e allora ecco, questa è un po' una grossa centrifuga. Grazie. Vogliamo passare un'altra lettura prima di collegarci? Agnese? Allora come si fa? Come si fa a respirare? Chiede Gabri nella sua testa a Maestro Vale. Come si vive? Come si gioca senza cuore? Dentro il ginocchio deve esserci un secondo cuore. Per questo sotto il mezzo gesso, sotto la fasciatura, la pelle pulsa e tira ondate. È lì il secondo cuore, quello di riserva, quello che brucia. Gabri ha l'impressione che possa prendere il sopravvento, anzi che serva proprio a questo, ora che il primo cuore si è fermato. Quando si è fermato il primo cuore di Gabri? Si è fermato quando è volato anche lui giù per i gradini, facendoseli a due col culo sul marmo e una gamba tesa nell'impossibilità manifesta di recuperare la stampella o un altro appoggio o di piegare il ginocchio aperto e appena medicato. Oppure si è fermato quando ha raggiunto mamma Laura, scoprendola con la nuca sporca, aperta anche quella, e i capelli color siparo sopra la faccia. Oppure si è fermato quando le ha cercato gli occhi e li ha trovati aperti. Lì deve essersi fermato,
quando ha appoggiato la faccia sulla faccia e ha inspirato forte e si è reso conto che era il suo odore, ma già non era più il suo, che mamma Laura puzzava di ferro e altre cose. Ecco, lì è esattamente il momento in cui Gabri ha sentito come uno strappo fortissimo aprirgli il corpo dal centro della pancia alla cima della gola, e si è voltato e ha infilato la testa tra le sbarre del mancorrente e ha sputato un fiotto di liquido chiaro giù per la tromba delle scale. Lì è quando Gabri ha capito di essere morto, il punto preciso nel mondo in cui Gabri ha realizzato che mamma Laura non si sarebbe alzata, e allora ha pensato di andare a cercare aiuto. Ma urlavano già in tanti e urlavano la stessa parola che voleva urlare lui, e allora l'ha persa. Il cuore dentro il ginocchio non è sufficiente per alzarsi, niente lo è. Quando si perde la parola giusta si perdono anche tutte le altre, ma si vince un cuore nuovo, un cuore in fiamme. Grazie. Io mi ricollegherei alla questione dello stile che ha introdotto Maria, perché in questo momento c'è qualcosa di particolare. Il narratore è esterno, ma parla come se fosse uno dei ragazzini. Cioè, generalmente quando il narratore è esterno c'è una, diciamo, uno stile da adulti, con il lessico, la sintassi che abbiamo studiato, perfetta, molto, molto, con molta concitas, però in questo romanzo abbiamo il narratore che si cala negli occhi dei ragazzini, ed è una cosa, credo, difficilissima da fare, perché i ragazzini più non siamo, siamo stati indottrinati a scrivere in maniera razionale. Invece qui vedo, al di là dei termini, molti neologismi infantili, ma non nel senso valoriale del termine, proprio di età, però vediamo un romanesco infantile, cioè vediamo, si sente proprio l'accento, anche senza ripetere ad alta voce, del romanesco, e non solo nei termini, ma anche nel modo di esporre, che è semplice, colloquiale, alla mano, ma in particolare le similitudini credo che si avvicinino moltissimo a quello che è il flusso di coscienza, perché le similitudini dei bambini sono fatte per associazione. Mi ricordo un passaggio, pagina 41, quando si parla della piscina che aveva gli occhi pieni di lacrime, come quando va il cloro nella piscina, e poi comincia a parlare della piscina la ragazzina o il ragazzino, se non ricordo bene. E questa è la cosa sorprendente: i bambini ragionano per associazione e il flusso di coscienza è questo. Quindi, quanto lavoro c'è stato dietro per entrare in questo meccanismo? Grazie, grazie Francesco, grazie infinite. Mettiamola così, la risposta più sincera che posso darvi è che 2 giorni fa ho compiuto 37 anni e ho ricevuto come regalo dalla persona con cui condivido la vita la più nuova avventura di un personaggio che si chiama Kirby, che è una gigantesca palla rosa a 2 piedi rossi, prende a calci e ingloba i nemici e si gioca sulla Nintendo Switch. Ora, ho apprezzato molto questo regalo, tutto questo nonostante io mi sia riprodotta con la stessa persona un mese fa, ok? Quindi questo è stato il regalo, ok? Questo disclaimer, che già, e quindi mi scuso, e se state pensando che state perdendo un'ora preziosissima del vostro tempo che nessuno vi restituirà mai, avete anche ragionissima, avete molta ragione, per danni e quant'altro, ve la potete prendere con Francesco, lo riconoscete facilmente, è lì. Detto questo, troppi complimenti, io poi vado in overload. Il punto qual è? È che devo credere io per prima alla storia, prima di raccontarla a qualcun altro. E allora, se in parte la mia età percepita è chiaramente bloccata a uno stadio adolescenziale, e in realtà in ottima parte ho quell'osservatorio privilegiato di cui dicevo prima, la fatica non è poi tantissima, nel senso che mi capita di passare talmente tanta parte delle mie giornate ad alternarmi tra mini umani
delle scuole primarie, quindi con un'immaginazione lisergica, sembrano costantemente sotto LSD, inventano delle storie deliranti e hanno ragione loro, no? Come i nati nuovi, e invece creature delle secondarie, quindi medie e superiori, che iniziano ad avere un pochino più di in qualche maniera di blocchi e di ad alterare un pochino la modalità in cui si presentano al mondo, però ci tengono a che si possa far sentire la loro voce e così via. Poi uno si ritrova come un'umile scrivanissima, anzi un'umile scrivania nel mio caso, a fare il calco per certi versi, ecco, e a seguire un pochino il flusso di quello che immagini essere un po' le voci che senti tutto il giorno e quant'altro, è un po' di quel birdwatching. Ok, ringrazio. Vai, vai. Grazie. Allora, come avete potuto notare anche da questa seconda lettura, abbiamo una contrapposizione tra nati nuovi, nati vecchi, grossi, dove i nati nuovi sono innocenti, c'è quasi una dicotomia proprio tra buoni e cattivi, e i crudeli e appunto i cattivi che sarebbero i grossi e i buoni anche nella loro crudeltà però innocente che sono i nati nuovi. Però come avete potuto notare in questo bellissimo, lo sai, passaggio, quanta anche nostalgia c'è in queste parole, nel modo in cui si rievocano, non tutti i nati vecchi, grossi, ma alcuni, come il personaggio di mamma Laura, mi viene in mente anche papà Manuel, quindi quanta pietà, quanta nostalgia, quanto amore, quanto dolore si innesta riguardo la figura di questi nati vecchi, nonostante appunto vengano contrapposti da una lotta, dalla lotta cieca, della rivolta, però anche forse quanta consapevolezza della tenerezza, della radice. E quindi mi viene proprio da chiederti, mi sono emozionata, quindi guarderò perché l'ho perso, come leggere in questa chiave questa pietà, questo amore, il dolore per coloro che nonostante grossi però ci chiamano e ci evocano la mancanza. Grazie infinite. Credo che una degli elementi che hanno fatto la differenza per tantissimi ragazzi e tantissime ragazze negli ultimi due anni, la differenza in termini proprio qualitativi dell'essere andati del tutto via di testa o meno, sia stato proprio nel abitare un contesto sicuro attorno, che fosse sicuro davvero. Non smettiamo mai di essere figli, no? Fino a un certo punto perlomeno. E per certi versi è una condizione dalla quale è impossibile davvero affrancarsi, nel senso che è a un'età molto giovane che impariamo che cosa ci piace, che cosa non ci piace e diamo forma di fatto al tipo di futuro che sogniamo ci renda poi felici. Non è detto che ci riusciamo, ma ci proviamo spasmodicamente. Qualcuno ha il privilegio di poterlo fare di più, qualcuno deve rinunciarci prima, qualcuno invece magari ci ritorna poi dopo che si è perso qualche passaggio per via. Però il contesto familiare è letteralmente quello all'interno del quale, perdonatemi la banalità, costruiamo l'adulto che diventeremo. E quindi ecco, mi interessava raccontare le voci e le storie di questi sei personaggi, pur essendo io, avendolo sempre detto, un po' allergica alle storie corali, non riuscendo tanto a gestire tanti personaggi, poi invece mi sono ritrovata a avere in mente proprio sei tipi molto precisi, sei creature molto precise, in parte reali, in parte immaginate, e a voler raccontare l'interezza della loro esperienza. Non ci sono solamente case sfasciate, come non esistono esclusivamente case felici, esistono tutta una gamma gigantesca di grigi in mezzo che secondo me fanno poi la differenza nell'esperienza della crescita, nel proprio percorso di affrancamento. Una delle domande che spesso mi vengono più rivolte nella mia veste, diciamo così, di pseudo davvero davvero educatrice e formatrice, è quella del: ma questo libro è adatto a un bambino di tot anni? Questo testo, questo film, questo titolo è adatto a... E mi ritrovo sempre a dare una risposta simile, che per certi versi è: dipende, intorno a questo bambino, questa ragazza, questa persona, ha qualcuno che può spiegare tutto quello che rimarrebbe oscuro in questo caso? Prima di tutto lo legga lei e poi faccia una valutazione, lei che conosce il suo pollo, la sua polletta, eccetera, eccetera. Perché alla fine questo è la pietà e l'amore che tu cogli, è un po' questo che rappresenta. Grazie.
Bene, allora siamo addirittura dal primo, passerei all'ultimo brano con Agnese e poi una bella conclusione. A vederli, i massi sono identici a come Jack se li ricordava, bianchi e larghi. Sembrano tutti i molari che si è azzoppata la fava dei denti negli anni. Il sentiero pure è sempre uguale, con quel modo che ha di farsi da terrigno a verdastro, fino a diventare color rosso quando arriva, si allarga in uno spiazzo che spiaggia non è, ma c'è prova. È l'acqua che pare differente. Sarà il fatto che, pur se in teoria è ancora inverno, c'è caldazza. Sarà la caciara nel mondo, clima sbragato e buchi nel cielo e sporcizia ovunque. Fatto sta che i massi sembrano tantissimi e l'orco piccoletto. Solo denti, niente lingua azzurra. Ristretto, no, meglio, largo la metà. L'orco sta scritto pure sul cartello. Orco è il nome del fiume, che non è un fiume. È un torrente e non ha colpa se si chiama così. No, 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 non scendo io, non scendo, ho detto. Quando capisce dove si trovano, Ari si stacca dalla mano di Jack come se avesse preso fuoco. No, 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 no. Questo è l'orco e quello i suoi denti e Ari mica la fregli facile. Grazie. L'altra cosa che mi ha colpito di questo libro è che non è una parabola. È un climax ascendente, nel senso che l'azione aumenta, diventa, fomenta sempre verso di più, accelerando, però e poi alla fine finisce, cioè finisce in una maniera che dico, ci sarà un seguito, oppure qualcosa che deve lasciare di stucco. Di questo romanzo, ed è stato uno dei regali più grandi che ne sono derivati, un po' di creature hanno iniziato a scrivere delle fanfiction e non esisteva nella mia testa perlomeno lusinga migliore, cioè quella cosa che accade quando tu prendi dei personaggi di qualcun altro e ne scrivi le avventure ulteriori a modo tuo, diciamo, no? Le prime fanfiction, adesso se ne parla tanto tanto male come di narrazione di serie Z, ma in realtà le prime fanfiction sono state fatte a partire dai promessi sposi, insomma, che fine fanno i figli di Renzo e Lucia, eccetera, eccetera, quindi è una grandissima forma di lusinga. Tutto questo per dirti che è stato molto difficile accomiatarmi da questi sei personaggi. E quando sono arrivata alla fine di quel pezzo della loro strada, cioè come fanno a diventare da sei creature singole che non si conoscono se non in un caso, a una mano intera, il palmo e i diti, non le dita, ecco, nel raccontare questo loro raggrupparsi, questo loro inizio, principio quasi di sfaldamento, non sappiamo come andranno a finire le cose per loro, ho dovuto superare un mio limite, e il limite è quello di controllo ossessivo, no, della materia che hai tra le zampe, quindi posso soltanto dire che non ne ho idea di che cosa accadrà in futuro, e so però che la prossima storia che mi chiama è una storia che mi porta da tutt'altra parte ancora, con un terzo grande mostro da raccontare, e quindi per adesso li lascio lì dove sono. Grazie. Qui faccio l'ultima domanda, visto che siamo in fase di chiusura. Allora, è palese, abbiamo visto che questi grossi abbiano delle colpe, una grande colpa. A un certo punto del libro si fa anche accenno al fatto che, ecco, se il pianeta sta un attimo con l'acqua alla gola, forse anche per colpa loro, e quindi questo evento, insomma, la nascita dei nati nuovi è quasi un modo per espiare questa colpa. Per cui quello che io ti vorrei chiedere, proprio così, curiosità pura, è: secondo te qual è la grande colpa dei grossi? Grazie, ovviamente. Grazie a te. Perché i grossi sono noi. I grossi siamo noi. Perdere per strada quel senso di serietà con cui a volte giochiamo quando siamo davvero davvero molto giovani, e al tempo stesso riporre quella medesima serietà in cose che non dovrebbero essere affrontate con la stessa rigidità ossessiva. Banalmente perdere di vista quello che è davvero importante, che credo sia
la modalità di sentire più autentica, più genuina e più sincera e il modo in cui interagiamo a vicenda, sostanzialmente comportarci come se non ci fossero conseguenze all'interno di scelte anche molto molto grandi che mettono a repentaglio il futuro di tantissime persone. Grazie. Grazie a te. Grazie di Michilla, prima di passare la parola a Enrico, ringraziarti personalmente per questo bel incontro e rifacendomi anche breve accenno alla tua adolescenza, alla tua trasformazione, e io spero che ci siano dei nuovi nati che verranno ancora tanta noia, perché ogni noia è madre del desiderio, del desiderio che possono uscire questi beni che ti avete. Grazie. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie a tutte e tutti voi che avete scelto di stare con noi, grazie a Maria Papapietro, a Francesco Moro e naturalmente a Domitilla Pirro. Bene signori, la serata volge al termine, io vi ricordo che Amabili Confini procede fino al 16 giugno, in particolare ospiterà le scrittrici Nadisha Uyangoda giovedì 9 giugno alle 18.30 alla Nera, la scrittrice Giorgia Tribuiani sempre giovedì però 16 giugno alle 18.30 a San Pardo, e inoltre venerdì 24 giugno avremo Amabili Off con ospite Marco Peano. Grazie a tutti e buonasera.